Isuse, Gesù, u Svetom pismu čitamo, nella Sacra Scrittura leggiamo, quando uscivi da Gerico, il cieco dalla nascita ha detto: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E mentre gli altri cercavano di farlo tacere, lui con la voce ancora più alta diceva: abbi pietà di me, e tu l'hai guarito. Anche se tutti erano contrari, lui credeva che solo una tua parola poteva cambiare la sua vita. Signore Gesù, non ti ha cercato per guarirlo, ma per aver pietà di lui, per dargli la forza di portare le difficoltà che ha incontrato nella propria vita. Signore Gesù, grazie per il tuo amore, grazie per il tuo amore che supera ogni nostro desiderio. Grazie per il tuo amore che ci dona la salvezza. Gesù Cristo, in questi momenti anch'io desidero invocare la tua presenza. Desidero invocare la tua risurrezione nella mia vita, affinché tramite la tua risurrezione anche nella mia vita risorga tutto ciò che ha creato dolore, difficoltà, problemi e la croce. Eccomi, Signore, ti apro il mio cuore, riempilo con il tuo amore, amore che trasformerà anche la mia vita. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Gospodine Isuse, Signore Gesù, nalazeći se u uskrsnom vremenu, nel tempo pasquale, mi razmišljamo o tvome uskrsnuću. Anche noi riflettiamo sulla tua risurrezione. Quando riflettiamo sulla tua risurrezione, non possiamo dimenticare la tua croce, non possiamo dimenticare nemmeno l'orto degli ulivi. Tu desideravi la presenza dei tuoi discepoli, ma loro si sono addormentati. Sei rimasto solo. Il dolore diventava sempre più grande, ma tu non hai rinunciato. Nonostante la prova, nonostante il dolore, ti sei abbandonato alla volontà del Padre. Abbandonarsi alla volontà del Padre significa accettare la sofferenza.
se Gospodin proslavi uscrsnuće. Accettare anche la glorificazione con la risurrezione dei morti. Signore Gesù, anch'io spesso mi riconosco nei discepoli che si sono addormentati. Perciò ti prego, toccami con la tua grazia. Con la tua grazia risveglia dentro di me il desiderio di pregare, di stare con te. Aprire a te il mio cuore. Con la tua grazia, Signore, esortami di poter operare così come tu mi hai insegnato, perché soltanto operando in modo positivo dentro di me saranno guarite tutte quelle ferite negative. In questo momento, Signore, desidero lasciare tutto ciò che è negativo nella mia vita. Desidero cambiare la mia vista. Perciò ti prego, con la tua risurrezione, purifica la mia vista, affinché io non sia colui che guarda le tenebre, ma cerca di portare la luce. Signore, eccomi. Desidero essere il tuo discepolo. Desidero essere il tuo apostolo. Fa che io sia capace poterti seguire. Fa che io sia capace per poter testimoniare te. Thank you, Jesus. 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 Merci, Jesus. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Merci, Jesus. Alleluia. 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 Gospodine Isuse, Signore Gesù, sada kada sam odlučio, adesso che ho deciso di essere il tuo discepolo, tuo apostolo in questo mondo, desidero pregarti di farmi capace di poterlo fare, di vivere questo cammino. Soprattutto ti prego, distruggi tutte quelle catene del peccato. Spacca queste catene che mi legano nella mia vita. La tua presenza, Signore, distrugga tutto ciò che è peccaminoso nella mia vita. In modo particolare, in modo particolare ti prego per quei peccati che sono conseguenze delle ferite. Guarisci, Signore, queste ferite. Entra nelle mie ferite. Questo diventi lo spazio dove tu desideri guarire, costruire, dove tu desideri glorificarti. Signore, guarisci anche tutte le mie malattie fisiche. Non è che io voglia fuggire dalla croce che tu mi dai,
ma fa che io sia capace di portare la croce. E per quanto possa essere pesante, fa che io rimanga sempre fedele a te, che io ti segua, e perché sia perseverante su questo cammino. Signore, guarisci la mia anima e il mio corpo. Signore, purifica i miei pensieri. Signore, riempimi con il tuo amore. L'amore che mi farà capace servire gli altri in questo mondo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Neka sve vas ovdje. Tutti voi presenti qui, le vostre famiglie e tutti coloro che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.